gli acquiferi semiconfinati, a volte si interseca, quindi parte anch'essa dal piano campagna e arriva fino a circa 50 metri. Quindi diciamo che dove andiamo in galleria, l'opera si trova all'interno di questo, diciamo, mix di falda freatica e acquiferi confinanti. E abbiamo un monitoraggio piezometrico lì da qualche anno, soprattutto per valutare la variazione di questi livelli che abbiamo visto essere pressoché costanti anche diciamo, in maniera indipendente rispetto a fenomeni quali le maree o ad esempio anche alle bombe d'acqua, quei fenomeni che ultimamente succedono abbastanza spesso. Per quanto riguarda invece il tema della salinizzazione delle falde, quindi diciamo il fatto che essendo vicini con il mare, possiamo avere delle concentrazioni alte di sale diciamo negli acquiferi che vanno poi a contatto con l'opera, possiamo dire che dai rilievi che abbiamo fatto abbiamo concentrazioni molto basse che quindi non ci preoccupano sulla durabilità dell'infrastruttura. Mentre vabbè, ci sono alternanze variabili di complesso, di unità limose, sabbiose, argillose, ma poi vedremo che anzi, lo vediamo subito, con la tecnica di CM andremo praticamente a consolidare il suolo dove andremo a fare le opere diciamo, le pile delle, dei viadotti o gli scatolari dei rilevati alti, dandoci dei limiti dal punto di vista realizzativo, ci siamo dati un limite di 3 metri per realizzare i rilevati e per i rilevati più alti andremo a realizzare degli scatolari che si poggiano su pali e su trattamenti di questo tipo. Scusate, vado veloce, ma qui sono tante slide. Il tema che invece vi dicevo prima dell'effetto diga. Allora, noi qui vediamo una sezione di come verrebbe l'opera, l'infrastruttura, dove il solettone superiore sta poco sotto il piano campagna. Vedete che gran parte dell'opera, diaframmi compresi, si trova praticamente in un orizzonte all'interno di un acquifero. E per evitare che questa diciamo, infrastruttura abbia un effetto diga sul movimento dell'acqua che si muove diciamo, dalla mia sinistra verso destra, abbiamo visto modellandolo che ci è sufficiente interrompere i diaframmi a quota intradosso del tappo di fondo ogni 20 metri. Quindi in tutto il percorso, in tutta la galleria, gli diaframmi saranno lunghi circa 25 metri per gran parte del percorso e ogni 20 metri saranno tagliati nella quota dell'intradosso. Idraulica. Allora, anche qui, come fatto per la geologia, abbiamo fatto un inquadramento, abbiamo visto com'era la situazione. Allora, dal punto di vista delle mappe, non è propriamente un'area pericolosa, nel senso che non ci sono zone di inondazione, ma essendo quasi completamente una zona a scolo meccanico, è considerata come un'area a pericolosità più 1, quindi moderata. Questo ci ha in qualche modo vincolato la progettazione soprattutto delle vasche di laminazione, poi lo vedremo, insomma ci ha costretto a realizzare delle opere importanti anche solo per la laminazione. Mentre banalmente per quanto riguarda le interferenze idrauliche, dicevo, sono quasi tutti canali, a parte il fiume Dese, canali con sottili che poi o vanno sul Dese oppure vanno su idrovore che hanno scolo meccanico, le interferenze le abbiamo risolte o con brevi deviazioni, ovviamente con scavalchi, quali viadotti o il ponte d'arco che avete visto prima. Adesso li vediamo nel dettaglio. Il primo che troviamo è il canale Quai, che praticamente è parallelo alla linea attuale Venezia-Trieste, e nel punto dove intersecherà i bivi lo realizzeremo, è un canale in calcestruzzo, quindi è un canale artificiale, lo devieremo e lo faremo attraversare le nuove infrastrutture. Questo è il bivio lato Venezia, questo è il bivio lato Trieste, con scatolari delle stesse sezioni del canale esistente. Poi abbiamo il collettore sottodese che è qui, si trova leggermente più a nord del Dese, e questo è il Dese che praticamente supereremo con il viadotto e con il ponte ad arco. E poi infine all'interno del parcheggio dell'aeroporto, diciamo nell'area aeroportuale, abbiamo il canale Pagliaghetta che ahimè intersecherebbe proprio in pieno la stazione, che poi vedremo. Essendo una stazione quasi tutta scoperta, ci obbliga appunto a bypassare la parte centrale della nuova infrastruttura. E l'ultima cosa, quella che vi accennavo prima, noi come
manuali di progettazione prevediamo un tempo di ritorno per il dimensionamento del sistema di drenaggio della piattaforma ferroviaria di 100 anni. Quindi, nonostante la normativa regionale ci avrebbe chiesto di analizzare un tempo di ritorno di 50 anni, anche per le vasche di laminazione abbiamo utilizzato questo valore. A questo, sommando una prescrizione che ci è venuta dal consorzio di dimezzare la portata massima della rete irrigua esistente, ha conseguito la necessità di realizzare 7 vasche di laminazione. Per darvi un ordine di grandezza, perché magari sulla mappa non si vede, sono vasche che hanno dai 2 ai 3 mila metri cubi di acqua, quindi sono oggetti abbastanza grandi, e tra l'altro anche questi da realizzare in una zona dove la falda è quasi a pieno campagna, quindi devono essere opere impermeabilizzate per evitare che non siano sempre piene per motivi legati appunto alle falde. E ultima cosa, conseguenza un po' dell'opera in galleria, abbiamo necessità di realizzare degli impianti di sollevamento mediante quindi delle vasche e delle pompe immersione che hanno delle portate le più grosse 80 litri al secondo, e servono ovviamente queste per garantire lo smaltimento dell'acqua che per quanto poco se andrà a finire la galleria e verrà convogliata dalle canalette che scorrono all'interno dell'infrastruttura a fianco del binario. E siccome fino adesso non eravamo abbastanza contenti della complessità del progetto, scavare in questa zona vuol dire anche movimentare un bel quantitativo di metri cubi di terra, e considerando che la galleria è circa 3,5 km, abbiamo un quantitativo di circa 1 milione di metri cubi, 1,3 milioni, se non ricordo male, dopo lo vediamo, di metri cubi di terreno. Con una piccola complicazione, che dalle analisi fatte il terreno ha un componente inquinante che è l'arsenico, non legato a fenomeni antropici, ma semplicemente a fenomeni naturali. Quindi la normativa ci prevede che se questi sono in colonna A, devono essere rimessi o in una zona dove il fondo è lo stesso, quindi per assurdo nella stessa zona, oppure in una zona limitrofa dove abbiamo le stesse concentrazioni. Lasciando stare un attimo al tema delle terre che vedremo dopo, è anche nella scelta che abbiamo fatto di collocare gran parte, un terzo circa del terreno in zona, andavamo contro al tema che vi accennavo prima dello scolo meccanico, e quindi del fatto che dove siamo in una zona che per molti ettari è al di sotto del livello del medio mare. Quindi ogni superficie che io vado a sollevare vado ad aumentare il problema che sto cercando di risolvere in qualche modo. Quindi abbiamo fatto tutto un gioco di incastri, abbiamo fatto un'analisi LIDAR di tutta quell'area, abbiamo visto dove c'erano delle depressioni maggiori e che quindi dove potevamo alzarci con il livello del terreno, e lì abbiamo ovviamente depositato più spessori, e dove invece non potevamo, dove potevamo meno, abbiamo ridotto lo spessore. Quindi questi campi che vedete numerati in realtà sono settori dove andremo a depositare terreni a quote variabili dai 30 ai 70 cm, proprio per andare in qualche modo a non scompensare l'effetto che il sistema che c'è oggi e che tramite appunto tutti i canali della zona poi ci consentono di mantenere tutta l'area non allagata, quindi asciutta nonostante sia sotto il livello del mare. Però dopo sul tema delle terre vediamo un approfondimento. Andiamo a vedere un po' di sezioni tipologiche, questa è la sezione in elevato e questa è la sezione in trincea, sono tipologici che noi utilizziamo in tutte le nostre linee, prevedono sostanzialmente la realizzazione di un piano di piattaforma simile alla realizzazione di una strada sul quale poi noi mettiamo il ballast e appoggiamo il binario sopra. E ai lati vedete l'infrastruttura di trazione elettrica, questi pali, e poi delle canalette dove vengono messi i cavi del segnalamento e i cavi delle telecomunicazioni. E forse la sezione che però è più interessante è quella della galleria. Questo è lo scatolare su pali che andremo a realizzare in corrispondenza degli approcci dei viadotti. E queste invece sono le due sezioni della galleria, nella parte del cappio dove è semplice binario e nella parte dove il cappio si riavvicina per uscire, dove abbiamo il doppio binario. Non vi faccio il dettaglio perché lo vediamo più avanti di tutti gli
gli spessori, magari la cosa che più incuriosisce. Questa è la parte invece di approccio alla galleria, quindi è una trincea su muri, e questo invece è il firefighting point, che è diciamo una sezione che può essere paragonabile a quella di una fermata ferroviaria, se non fosse che i marciapiedi non sono ad altezza, diciamo, per fare il servizio passeggeri. E la viabilità, che qui usiamo sezioni standard da DM, e adesso qui sono rappresentate solo le parti in rilevato, in realtà avremo anche due sottopassi che, come vi dicevo, ci sono stati prescritti durante l'iter autorizzativo. Stessa cosa per le deviazioni sia dell'autostrada, della bretella autostradale, che della statale 14, che realizzeremo alla pari delle sezioni esistenti, in maniera tale da non generare, diciamo, dei colli di bottiglia, visto che anche le deviazioni dureranno anche decine di mesi, quindi di fatto andremo a realizzare le nuove infrastrutture per poi fare lo shift dalla sede esistente a quella nuova, senza, diciamo, andare a ridurre le capacità. Andiamo a vedere la galleria artificiale, passo direttamente alle foto perché è più semplice da spiegarvi. Sì, vado veloce. Allora, la sezione utile della galleria è all'incirca 10 metri per 6, questa è la parte a doppio binario, quella un po' più grande, mentre la parte esterna è circa 14 metri per 11, se consideriamo i diaframmi ovviamente siamo oltre i 20 metri. E se mi ingegnere Carraro mi intendo andare veloce, vado alla parte realizzativa, che forse è la parte più interessante. Per cercare di evitare quanto più possibile di avere un cantiere molto impattante, molto largo dal punto di vista dell'impronta, si è scelto di fare una galleria, anche se qui non siamo in città, una galleria come si fa per le metropolitane, quindi con il cosiddetto metodo Milano. Quindi vengono infisse delle palancole provvisorie, si scava fino alla quota intradosso della futura soletta, si realizzano i diaframmi, poi si crea il tappo di fondo, e una volta creato il tappo di fondo andiamo a creare il solettone, e dopodiché si fa il reinterro e si passa alla parte interna per andare a togliere il terreno all'interno dell'opera con l'opera, diciamo, realizzata. Una volta svuotato, diciamo, la parte interna, si va a realizzare l'infrastruttura, quindi quella che abbiamo visto prima, il solettone, il ballast, i cunicoli, e si posa il binario. Questa attività qua viene fatta per conci, quindi aprendo più fronti di cantiere ci consente di parallelizzare l'attività e quindi di velocizzare quanto più possibile l'intervento, aprendo più fronti possibili. Ok. Passiamo alla stazione, che ha un tipo di realizzazione leggermente diverso, perché nella stazione, vi dicevo prima, abbiamo i due binari e avevamo anche esigenze dal punto di vista dello smaltimento dei fumi, che quindi ci obbligava a fare sostanzialmente una stazione aperta dall'alto. E per far questo quindi abbiamo semplicemente fatto un sistema di scavo più tradizionale, che non è il metodo Milano, che prevedeva... Vado su una slide, no, non ce l'ho qui. Vabbè, comunque prevedeva quindi di realizzare delle infliggere delle paratie un po' più lontane rispetto all'opera, e fare l'emungimento delle acque per reggimentare il livello e creare direttamente i diaframmi. Poi vengono messi dei pontelli, in alcuni casi provvisori, perché poi viene fatta la soletta superiore, in altri casi invece sono proprio dei puntoni cemento, che li vediamo qui, che sono questi qua, che resteranno anche ad opera conclusa. Dal punto di vista architettonico, la stazione cerca un po' di riprendere il lab, la darsena, che c'è nel lab aeroportuale, ma pratica anche tutti i colori, diciamo, del lab. Dal punto di vista pratico, la stazione si trova quasi tutta ipogea, quindi si tratta di atri di accesso alla stazione, e che consentono dal parcheggio di andare dal parcheggio da un lato e dal moving walkway dall'altro di andare a prendere il treno. Dopodiché c'è anche una passerella, che questa qui consente invece a chi parcheggia di andare direttamente nel lab aeroportuale,
coloro insomma, che non hanno bisogno dell'utilizzo della stazione. Quindi di fatto la stazione, oltre a fornire servizio per chi va, chi viene diciamo, dall'aeroporto o chi va a prendere l'aereo venendo dal treno, può servire anche come servizio per chi parcheggiando nell'hub dell'aeroporto può prendere il treno e andare dove vuole. Quindi diciamo che per Tessera può essere anche un servizio locale di trasporto. Il viadotto sul fiume Dese, ve l'ho brevemente descritto prima, la cosa più interessante è sicuramente il ponte ad arco. Anche questa è una tipologia che utilizziamo moltissimo nei nostri progetti. La particolarità è abbiamo un ponte a luce di circa 80 metri con delle sezioni tali per cui ci è consentito di fare la manutenzione all'interno di tutta l'opera. E dal punto di vista ferroviario poi lui risulta essere un cassone dove anche qui mettiamo il ballast e poi posiamo il binario. Quindi rispetto a un viadotto o rispetto alla sezione tipo ferroviaria, dal punto di vista del binario diciamo ha più o meno lo stesso comportamento. E qui c'è fatta vedere un po' le modalità realizzativa, viene posato diciamo sulle pile del viadotto e vengono aggiunte delle pile intermedie, poi viene realizzato un avambecco e tramite degli argani viene spinto fino alla sede definitiva. Due slide per finire. Per quanto riguarda la sicurezza, ovviamente metà dell'opera è sotterranea, quindi è un'opera che dal punto di vista della sicurezza, in particolare la sicurezza antincendio, ha degli accorgimenti particolari. Cosa sono questi accorgimenti? Sono intanto il firefighting point che vi ho spiegato prima. Quindi supponiamo che un treno abbia un principio di incendio finché si sta muovendo, c'è una funzionalità del segnalamento che lo porta direttamente qui e poi i vigili del fuoco possono accedere in quest'area ovviamente dove si arriva con una viabilità. È presente una vasca antincendio per l'accumulo dell'acqua necessaria eventualmente allo spegnimento, un piazzale da 500 metri quadri e l'accesso carrabile appunto. Poi ci sono altri punti della galleria che sono diciamo gli unici punti della galleria che si vedranno all'esterno, al di là della stazione, che sono delle uscite di emergenza. Anche queste sono raggiungibili tramite delle viabilità e hanno dei piazzali di circa 500 metri quadri e sono dislocati circa una ogni chilometro, quindi ce ne sono diciamo nel cappio 4 e uno all'ingresso diciamo poco dopo l'imbocco della galleria. Dal punto di vista delle tecnologie, vabbè, qui andiamo molto sul ferroviario, però magari qualcuno è appassionato gli può interessare. Allora, la stazione dell'aeroporto si innesta in un sistema che è già in corso di realizzazione, che è la CC multistazione della Maestre Trieste. Quindi di fatto sarà un bivio che viene gestito dallo stesso impianto di segnalamento della Maestre Trieste, dalla sala di Mestre, dalla nostra sala di circolazione. Dal punto di vista della trazione elettrica va una trazione 3 kV, la stessa della Maestre Trieste ovviamente, e per quanto riguarda la galleria ci sarà il sistema di messa a terra di sicurezza che prevediamo noi in tutte le gallerie superiori ai 5 km. E vediamo se c'è qualche sezione, questo è un dettaglio della sezione, utilizziamo mensole in alluminio mentre la catenaria in rame ovviamente viene sostenuta dal sistema palo-mensola. E in galleria invece il sostegno viene attaccato direttamente all'intradosso della trave superiore dell'opera. Due secondi per i materiali risulta, perché prima ho fatto questa anticipazione, perché ritengo sia abbastanza interessante, soprattutto sull'opportunità e sulla modalità con cui si è scelto poi di gestire queste terre che, come vi dicevo, avevano direi un duplice problema. Il primo è quello dell'arsenico, che quindi ci obbligava a depositarle o portarle in zone particolari. Il secondo, che prima non vi ho detto, è quello che non sono terre proprio buonissime per fare diciamo infrastrutture, perché nonostante si compattino eccetera, diciamo non sono buone anche per le caratteristiche dei terreni che abbiamo visto prima per realizzare un'opera. Quindi diciamo vuoto per pieno ne potevamo utilizzare circa un terzo all'interno del progetto, mentre gli altri due terzi li dovevamo gestire in qualche modo. Come li abbiamo gestiti? Allora, il primo approccio, vi racconto un po' la storia anche se non è descritta, il primo approccio che abbiamo avuto è quello classico, quello sia di chiedere delle manifestazioni di interesse da parte di società, enti o qualcuno che ne avessero bisogno. Ovviamente per questa tipologia di terre è facile che chi ne ha bisogno per coprire qualcosa, ad esempio un ex discarica.
Quindi non è così, cioè, non ci aspettavamo tantissime risposte. Infatti, invece, ne è poi venuta solo una da Acegas, che è una società di Padova che gestisce un'area ex discarica, appunto, nella zona di Roncaiette, che ne aveva bisogno di circa 330.000, e quindi di quei 2/3, un terzo glieli abbiamo abbonati a loro. Gli altri invece, diciamo, sono rimasti per molto tempo senza nome, direi fino al 2019, quando con Save, diciamo, presi un po' dallo stremo della necessità di trovare una soluzione, in particolare Save Agricola, essendo Save uno dei, diciamo, degli stakeholder principali dell'opera, abbiamo cercato una soluzione con loro. Tra parentesi, Save, in quel periodo stavamo anche facendo una convenzione con loro, in quanto Save ed Enac contribuiscono per la realizzazione dell'opera. Per una parte, insomma, del finanziamento, e quindi, diciamo, in quell'ambito ci veniva anche più facile dal punto di vista negoziale trovare una soluzione. E la soluzione è un po' quella che vi ho descritto prima, cioè quella di non far tanta strada con questa terra. Cioè, immaginate che, forse l'abbiamo scritto qui, no, vabbè, comunque, dovrebbero essere circa 60 km l'area di Roncaiette. Ovviamente farne 5, farne 2, farne 1 vuol dire un netto risparmio sia in termini di inquinamento ma anche in termini economici. Però, diciamo, lo scotto che abbiamo dovuto pagare è quello di non poterne depositare tanti metri, ma di dover ragionare sui centimetri, che è un po' quel lavoro che poi abbiamo fatto con il consorzio per cercare appunto di non rovinare, diciamo, quell'equilibrio di smaltimento delle acque che c'è nell'area appunto dove andremo a realizzare l'opera. Per capirci, noi andremo proprio a realizzare la ferrovia qui dove ho la freccetta, questa è la bretella autostradale, e il fighting point che vi ho fatto vedere prima è qua, questa è l'area del bosco di Mestre, quindi è proprio un'area vicinissima, quindi noi realizzando delle piste di cantiere vi facciamo presto a portare il terreno. In questa zona siamo riusciti ad ammancare 493.000 metri cubi, andando sostanzialmente a bilanciare, cioè, ecco, scusate, scritto qua, l'equilibrio dei terreni di cui vi parlavo prima. Inserimento ambientale, ovviamente un'opera di questo tipo, noi l'abbiamo anche, abbiamo fatto sia un pre-assessment per la certificazione Envision, che non so se conoscete, ma è una certificazione che ci dà un valore dell'opera anche dal punto di vista, diciamo, ambientale. Adesso faremo anche gli step successivi, perché l'idea è quella di accreditarci e quindi di farci valutare anche dall'organismo americano. Per far questo, ovviamente, l'opera deve essere curata, quindi oltre, diciamo, a quello che poi ci viene prescritto dall'iter autorizzativo, deve essere un'opera bella, ma anche, diciamo, non di grande impatto. Allora, la parte di galleria ci veniva quasi naturale, ovviamente tutta la parte in sotterranea, chiuso il cantiere, nessuno vede quasi niente se non gli imbocchi che vi dicevo prima. La parte invece in rilevato e nel viadotto l'abbiamo mitigata tramite un inserimento ambientale paesaggistico, come si fa ormai direi dappertutto nei nostri progetti. Ultima cosa, vabbè, poi la cantierizzazione vado rapidissimo, lo studio acustico e vibrazionale, diciamo, per la tipologia di opera, sia per l'orario di esercizio che per la tipologia di treni che la percorrono, è un'opera che dal punto di vista del rumore non ha grandi. Non genera molto rumore, quindi abbiamo fatto una simulazione e abbiamo scoperto che, tra l'altro, tutti i ricettori, essendo molto vicini alla linea esistente e un po' più lontani rispetto alla nostra opera, di fatto non erano mitigabili dalla nostra infrastruttura. Quindi, in altre parole, la nostra infrastruttura non aggiungerà del rumore, delle vibrazioni in più rispetto alla situazione esistente. Nell'iter autorizzativo, poi, gli enti ci hanno chiesto di cercare di anticipare il piano di risanamento acustico sulla Mestre Trieste, perché ovviamente, dal punto di vista politico, noi stiamo andando davvero ad aggiungere un'opera che non fa rumore, però aggiungiamo un'opera in più dove c'è qualcun altro che fa rumore, quindi non prendersi in carico la questione ci sembrava anche effettivamente scorretto. Quindi adesso con Regione e Comune dovremo trovare, diciamo, una quadra per realizzare prima, rispetto ad altri interventi, il piano di risanamento acustico. Cantierizzazione è abbastanza semplice perché, come vi dicevo, il cantiere si sviluppa sul sedime della ferrovia, quindi gran parte del cantiere è l'impronta del tracciato. Le uniche eccezioni sono, vabbè, le aree di deposito di terra che qui sono rappresentate e dei cantieri che sono, devo dire, per un'opera del genere abbastanza compatti, uno all'inizio dell'infrastruttura, una a metà e uno, diciamo, è un gruppo nella zona del Cappio. Ok, grazie, vi ringrazio per l'ascolto, spero di avervi